per l'onorevole Andrea Gentile è già tempo di tirare le somme. Il deputato consentino, eletto tra la fila di Forza Italia, è succeduto a Roberto Occhiuto. È entrato per la prima volta a Palazzo Montecitorio circa 3 mesi fa. Si è subito dato da fare per contribuire allo sviluppo della Calabria. Questi primi 100 giorni di mandato parlamentare sono stati un'esperienza avvincente, importante, ha detto così Gentile, che sto cercando di assolvere nel modo migliore nell'interesse dei cittadini e di coloro che vogliono una Calabria diversa. Come rappresentante del mio collegio di Castrovillari Paola, ha continuato, ho sentito il dovere di attivarmi subito, di raccogliere le richieste dei territori abbandonati, relegati a un isolamento grave. Ho cercato così di intuire i bisogni e anche le speranze. Sono appena trascorsi 100 giorni dall'inizio dell'attività parlamentare, dall'inizio del mio mandato parlamentare. Un'esperienza importante, avvincente, densa di responsabilità per fare bene e per aiutare la nostra amata terra di Calabria e farla crescere. Ho inteso sin da subito, così come mi ero riproposto in campagna elettorale, ricostruire con forza quel rapporto di fiducia che deve esserci tra eletto e territorio. Ed è quello che sto cercando di fare anche attraverso l'elaborazione, di proposte di legge, attraverso le diverse questioni di cui mi sono occupato e che sono diventate oggetto di sindacato ispettivo. Uno su tutti, la questione del PNRR, del riparto dei fondi del PNRR sotto il profilo dei finanziamenti idrici, altra tematica importante sotto il profilo sanitario riguarda la nuova configurazione della rete ospedaliera locale, la riapertura dei presidi locali. Tra questi spicca la riapertura dell'ospedale di Praia a Mare, che dovrà essere soltanto il primo passo verso il ripristino delle funzioni originarie dell'ospedale di Praia a Mare e il ripristino della rete di emergenza-urgenza. Altra questione importante sulla quale ho concentrato la mia attività parlamentare presentando un'apposita interrogazione è la Scalea Mormanno, un tratto di strada, un'arteria fondamentale per il Tirreno Cosentino, il cui progetto è stato approvato 10 anni fa e che non ha mai trovato completamento e realizzazione neanche per un primo tratto. Queste sono le prime importanti tematiche che ho toccato a livello regionale in questi primi 100 giorni e tanti sono anche i dossier che ho avuto modo di toccare a livello nazionale. Mi sono occupato di questioni relative alle infrastrutture, relative all'attuale situazione di emergenza sanitaria, relative ancora alla tutela ambientale e alle modifiche costituzionali in materia ambientale. Ecco, un raccordo, io immagino proprio questo, un raccordo tra questioni nazionali e questioni locali, così come il raccordo tra sindaci, amministrazioni locali e governo nazionale. Il parlamentare deve essere un punto di congiuntura, di unione di tutte queste problematiche e un punto di riferimento per il territorio. Mi avete dato questo grande onore e questa grande opportunità nel volervi rappresentare e voglio farlo nel modo migliore possibile. Questo è solo l'inizio, ci sono tante iniziative che sto studiando, che sto valutando, che sto vagliando nell'interesse della Calabria e dei calabresi e che porterò avanti nei prossimi giorni in tutte le sedi opportune, grazie a voi, al vostro supporto che mi date ogni giorno e alla volontà di realizzare cose importanti per la nostra terra di Calabria. Grazie.